La carne che fa profumo ce l'ha e quindi magari è più difficile fare del vino. Diciamo due parole su questo Barolo. Allora, voglio sapere che slow wine e slow food in generale nasce in Piemonte, quindi a Bra, Pollenzo, insomma, diciamo le radici sono nel Piemonte. Sicuramente non a caso, ma questo vuol dire anche che la guida, diciamo, probabilmente più curata, più dettagliata e con la conoscenza più approfondita del Piemonte di tutte le guide italiane è probabilmente proprio la guida Slow Wine. Quindi quando la leggete, ed è una guida che si legge praticamente come un libro, non è una classica guida, schemi, punteggi, frecce, freccettine, eccetera. Soprattutto sul Piemonte diventa veramente un bel romanzo, perché si legano tutte queste storie intrecciate di famiglie che da secoli, da centinaia di anni coltivano lo stesso filare, gli stessi ettari, gli stessi, in questo mosaico bellissimo che è il Piemonte, che è una regione più volte paragonata come idea di vino alla Borgogna, no? Come se la Toscana ricorda spesso Bordeaux, il Piemonte ricorda la Borgogna con tutti questi suoi appezzamenti piccolini, questi vigneti e questa caratteristica che un vigneto come questo Prapò possa essere in realtà imbottigliato da più produttori. Questo crea lì per lì un po' di confusione, perché trovarsi due vini, due Barolo Prapò 2009 di due aziende, non so, Schiavenza piuttosto che Germano, uno dice, ma allora si sono fregati il nome del vino, no? È la prima cosa che viene in mente. In realtà è lo stesso vigneto che raramente ci sono i monopoli, no? Cioè un vigneto che appartiene a una sola azienda, si rammenta, so, il Monprivato di Mascarello, è uno dei pochi casi che è tutto di proprietà di un'azienda, altrimenti sono tutti frazionati ed è un po' il suo bello, perché quando si assaggiano questi vini si sente sia il vigneto sia il manico del produttore. Ettore Germano è, diciamo, un produttore, fra virgolette, di quelli più attenti all'evoluzione, alla modernità, che ha saputo introdurre in cantina modernità senza stravolgere la tradizione. L'annata 2009 è un'annata piuttosto calda, in Langa ci sono stati grandissimi vini, ma non tutti, diciamo, no Fabio, tu che l'hai assaggiato un po' di più, la 2009 un'annata quantomeno difficile con alti e bassi. Questo è uno degli alti, insomma, non abbiamo come sempre il meglio e quindi insomma grazie a Fabio e Slow Wine stasera assaggiate veramente uno dei migliori Barolo del 2009. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che si sente l'annata un po' più calda, no? Se avete presente l'idea del Barolo molto molto austero, in cui si sente solo l'incenso, la rosa, la spezia, la frutta sottospirito. Ecco, questo si vede che ha un carattere un pochino più solare, più vivace, ha delle note effettivamente più aperte, più solari, la frutta, una ciliegia, una fragola, non solo note molto scure. Quindi una sensazione, però si riconosce ovviamente nel Biolo, il Barolo, il vigneto, ma in una chiave, in un registro un pochino più solare. In bocca, e qui sentite che ci vuole per forza la carne, c'è questo tannino, una grande estrazione sia di struttura di corpo, ma anche proprio il tannino, e diciamo la bocca, bevuto da solo, sì, soddisfazione, ma c'è bisogno di qualcosa nel piatto, perché sentirete come il tannino interagisce con la salsa, diciamo col sugo che accompagna, non salsa, scusate, il sugo che accompagna questa carne e serve proprio per asciugare. Il Barolo è il classico vino da più che per farci il brasato, diciamo da bere insieme al brasato. Proprio perché asciuga la bocca con la succulenza che abbiamo, in parte che deriva dalla masticazione della carne, in parte proprio dal sugo che abbiamo. Quindi un abbinamento che dovrebbe funzionare. Però se avete anche un goccio di Chianti Classico, qualche altro goccio ce l'abbiamo, provatelo, perché non sta per niente male nemmeno con Chianti Classico Riserva. Quindi insomma siamo qui a provare e se anche poi avete addirittura la schiava, provatela e sentirete che gli manca invece il corpo per sta dietro, perché è un vino che serve ovviamente a tutt'altro. Bene, buon assaggio, buon proseguimento.